era il primo di giugno che non la tocco. Ferma. Si è staccata la targa. Sì, prima da una parte, poi dall'altra. I rivetti all'interno si sono staccati. Sono già, adesso non ho le chiavi, me ne sono dimenticate. In ogni caso, l'ho già accesa ed è ripartita subito, anche dopo 3 settimane che non l'accendevo. Quindi per il momento è tutto ok. E hai messo. Eccomi. Sarà passato almeno più di un mese che non l'accendo. Vediamo come va. Buon segnale. Partita al primo colpo. Lasciamola un po' accesa. Benzina e si è evaporata. Hello everybody, come va? Ok, dopo 3 mesi accendiamo la macchina che si accende da questa parte. Voilà. Per un momento sbatti qua. La bici, la metter dentro, ciao benzina! Mamma mia, sono senza benzina totale. 3 mesi che non la guido. Dargli una lavata. Adesso sono qui dal meccanico. Perché si è staccata la targa. Capito? Allora vedo se me la mette con dei rivetti o qualche cosa. Speriamo che arrivi. Comunque sì, molto sporca. Ah sì, molto sporca. Devo portarla.
3 mesi fa ho fatto la revisione e quindi tutto perfetto. Il meccanico che me l'ha fatta mi ha detto: mi ha detto il meccanico, a questa macchina gli manca solo di parlare, sai? È la stessa cosa che gli dice al cane, capito? A questo cane gli manca solo la parola. E così anche alla mia macchina. Non so se è un cane oppure sto uscendo da San Vito, anzi sono già uscito, è incroyable. Però guidare la Watts è come quando guidi la bicicletta, non dimentichi. Coda, forse un incidente. Ma va, era un'ape, uno di questi, no, scooterini simpaticissimi. Tutte le famiglie dovrebbero averne uno. Dotazione con la Vespa e la 500, ma anche la 600. Inizia a fare anche molto caldo, devo aprire il finestrino di là perché sennò fa troppo caldo. Mi potrei fermare qua, ma non si può perché questa è zona di uscita. Andrò là nel posto di sempre, Belvedere, e così apro i finestrini. Se questo qua deve stare dietro le biciclette, ma vai avanti, no? Ma what the fucking idiot. Cioè, deve... sono partito in terza. Comunque fa caldo, sono 35 gradi qui nell'abitacolo. 35 gradi sono 35 gradi. Ho aperto dall'altra parte, ma capito? Non ho il contatto con il mondo. Non so a quanto è la benzina. E ho visto adesso il minimo qua è 1,96 fino adesso. Ma sono ancora nella zona di Custonaci, capito? All'ultimo momento. Ciao Stellina. Ciao. Oh, lo so, adesso ti porto a fare un giretto. Buongiorno ragazze, buongiorno, come va? Mangia le pecore. La valle dei templi.
Ma per il resto diciamo che va voglia d'estate. E Taormina, tantissima gente. Isola d'Elba, tantissima gente. Isola d'Elba? Come si chiama Isola d'Elba? Isola Bella, mamma, io oramai Isola d'Elba, d'Elba. Bella, Isola Bella, scusa. E là, fuoco là. Lassù, fuoco. Ma da tutte le parti c'è il fuoco. Il passaggio del secolo. Attenzione. Turn left. Turn right. Turn left. Qua. Turn right onto Via della Regione Siciliana. Hai capito? Hai capito? Cioè, è forte, eh? L'uomo porta più. Come va il lavoro? Già il casino è iniziato? Qui siamo a 40 gradi. È normale, perché c'è il motore qua, si scalda. E siamo a 40.2, nonostante abbia non solo finestrini e deflettori, ma anche le due finestre di dietro aperte. One and two. E anche tettuccio. No, il tettuccio l'ho chiuso. Perché? Mentre vado, a me il tettuccio preferisco tenerlo chiuso. Allora perché cosa dice? Temperatura esterna 37 gradi, temperatura interna 40.8, quindi essendo al mare è necessario fermarsi, numero uno, se riesci a ti fermi per fare il bagno, no? Ti fermi, come ci siamo fermati con qua, numero due, bar, birra dello stretto. Siamo in direzione Palermo, qua siamo Torre del Lauro, tutto procede per il meglio, dovremo raggiungere Palermo in circa 2 ore e 30 minuti. Palermo-Napoli. Gradi, l'ha parcheggiato la macchina al sole, ovviamente. E 11, benvenuti a Napoli, eccoci qua, bella Napoli, direzione Pompei, anzi direzione un baretto. Ah, devo fermarmi a un'edicola, madonna boia, potevo già fermarmi a quella, no, caspita, magari ne trovo un'altra, voglio comprare Zagor e Tex. Magari ne trovo un'altra qua di edicola. Ma porca miseria, lì era proprio spettacolo. Sette, stanno aprendo adesso. Ah, fantastico. Il viaggio è andato bene, abbiamo dormito benissimo. Sopra con il rollio della nave, il motore della nave che cullava. E questa? Ah, che bella porta questa. Ho controllato l'olio.
ho controllato l'acqua del radiatore, tutto è a posto. Adesso, mi vuoi dire come mai ho la luce accesa? Eh? E non si sa. Speriamo che si spenga, come è successo altre volte, ma per ora, dopo tutta la notte che è rimasta ferma, la lucina si è accesa di nuovo. Era accesa il giorno precedente e poi si vede per un surriscaldamento e adesso è ancora calda. Viaggiando per troppi chilometri con il serbatoio quasi vuoto, si era formata dell'aria e allora ho dovuto riempire un po' e l'aria se n'è andata e la benzina ha preso il suo posto. Così adesso è sparita la lucina arancione. Mancano 250 km a Firenze. Siamo stati a Pompei e avevo riempito la carta, non ho potuto filmare niente, ho fatto qualche foto. Pompei pioveva tantissimo, molto. Stiamo uscendo da piove di brutto, bagnati. Ecco qui, siamo a Pompei e ho trovato una Watts. I ragazzi sono i proprietari e là c'è la mia. Questa qua, ok, ci sentiamo. Villetta Schiera. Eccoci qua ragazzi, siamo a Livigno! Bisogna mettere le marce giuste, non si può fare tutto con una mano. Hotel Domino, Jesolo Lido. Vieni dopo lì. Eccoci qua. Adesso è il momento di liberare la macchina. Hanno tagliato un po' l'erba, sì, un po'. Però sì. Lì niente